Oi. La mia parola preferita è oi, che può esprimere un piccolo dolore fisico, una forte confidenza in un saluto. Mi piace molto l'ambiguità di questo fono simbolo che racconta tutta l'incertezza delle percezioni e sembra dire che la pienezza, il bello e il buono implichino sempre necessariamente una scaglia di sofferenza. Oi è l'accettazione traslata della modernità, intesa come fine della tradizione anche attraverso gli scompigli onomatopeici della lingua. È una parola allarmista, tragica e apprensiva, pur nella sua tenerezza, ed è la preoccupazione di perdere qualcosa. Perciò è anche, senz'altro, il decreto d'amore.